Stiamo vivendo il 20 maggio, data importante per la comunità laertina e non solo, per tutti coloro che si stringono nella devozione a questo luogo, a questo santuario. Giornata importante perché segna la storia del cammino di un popolo, segna la storia, una tappa importante, importanti della sua vita. E anche quest'anno, 20 maggio 2020, segnerà una tappa importante di questa comunità. Sarà il 20 maggio che celebriamo ancora sotto l'incubo, per certi aspetti, le difficoltà, le limitazioni, i condizionamenti dovuti a questa pandemia, a questo virus che ha messo in ginocchio il mondo intero. E non sarà soltanto per questo un motivo di ricordo, ricordo di un anno particolarissimo nella storia dell'umanità, ma sarà invece importante fare memoria e ricordarci di come la nostra comunità laertina, e non solo, invece vive questo momento, un momento di prova, indubbiamente, un momento che ha toccato anche in quelle che sono le dinamiche più importanti delle comunità cristiane. Ci ha privato di celebrazioni con la presenza del popolo di Dio per tanti giorni. Un fatto sicuramente particolare e per tanti aspetti, almeno qui da noi, inedito. Però come noi abbiamo vissuto e stiamo vivendo questo momento? Siamo soltanto a subire qualcosa di più grande di noi e quindi augurandoci soltanto che passi questa bufera? O da credenti invece abbiamo vissuto e stiamo vivendo questo momento cercando anche di capire qual è il bene che Dio da questo male oggettivo potrà far venire fuori per noi personalmente e anche per le nostre comunità, anzi, vista l'entità di questa epidemia, per il mondo intero. Davanti ai nostri occhi, nelle nostre orecchie, ci sono segnali contrastanti. Da una parte, esperienze importanti sono emerse in questo tempo di chiusura, di clausura forzata. Un grande senso di comunione e anche di solidarietà per un disagio oggettivo che vedeva e vede coinvolti tutti e che si riversa con più durezza soprattutto sui più deboli, fragili, più poveri. Ma anche ormai estenuati un po' da questo lunga prova, adesso cominciano a emergere anche nervosismi, cominciano ad emergere anche quelle tensioni che sono l'aspetto più negativo della nostra società e che onestamente vorremmo lasciarci un po' più alle spalle. Sarebbe bello, e non vogliamo che sia soltanto un sogno, che da questa esperienza ne usciamo tutti, personalmente, come comunità cristiana e di più come società, ne uscissimo fuori migliori. E non sembri questo un piccolo pensierino giusto per addolcire un momento che poi sappiamo tornerà nel vortice della quotidianità con tutte le tensioni e le difficoltà del caso. Ma invece un pensiero profondo deve essere nel nostro cuore che l'essere migliori non è un pensierino, ma è per noi l'obiettivo. Essere migliori e creare un mondo migliore è dare finalmente risposta a un desiderio profondo che sta nel cuore di tutti gli uomini e di tutte le donne. Un desiderio che poi viene mortificato perché ci si adatta a un modo di vivere che sicuramente non desidera questi sogni, un modo di vivere che ci vuole portare in una sorta di ritmo quotidiano che in qualche modo non ci faccia pensare troppo, non ci faccia dare troppo spazio a quelle che sono cose importanti della nostra vita, la dimensione spirituale, le relazioni profondamente umane che arricchiscono e sono la fonte della vera gioia per ogni essere umano. Ecco allora, noi in questo anno, in questo periodo, in questi giorni, siamo come comunità cristiana un po' sfidati, quasi messi alla prova. Dobbiamo noi
render conto al mondo della nostra fede, con una testimonianza radicalmente molto umana e quindi con tutti i suoi limiti, certo, ma profondamente cristiana, radicata nel Vangelo, in quell'annuncio di speranza, di salvezza che viene proprio da Lui, dal Signore, dal Figlio di Maria, nostro fratello, che ci considera, lo abbiamo sentito proprio dalle sue labbra, nelle parole del Vangelo, che ci considera così intimi a Lui, così vicini a Lui, da considerarci parenti, anzi qualcosa di più, ci paragona alla madre, ci paragona ai fratelli. Così ci vuole il Signore, vicini, legati, perché così possiamo condividere la stessa vita e quindi anche lo stesso progetto di vita, quello che Gesù è venuto a donarci. E in questo noi dobbiamo avere il nostro cuore, le nostre orecchie, la nostra mente ancora più aperta. È l'occasione questa che ci viene offerta anche per ripensare quanto davvero del Vangelo passa nella nostra vita di tutti i giorni. Quanto della vita delle nostre comunità si nutre dei principi che sono annunciati e voluti e donati dal Signore. Abbiamo bisogno di aiuto però per poter vivere questa stagione, questo momento, questo 20 maggio davvero in un modo fruttuoso, fecondo. Abbiamo bisogno di aiuto perché conosciamo umilmente la nostra povertà, i nostri limiti. E certamente ci viene incontro la grazia del Signore, non c'è dubbio, il suo amore misericordioso, non c'è dubbio, ma abbiamo bisogno ancora di più, di una forza che ci rinnovi, una forza che ci dia il coraggio. E questa viene dallo Spirito Santo, ce lo ha promesso il Signore e proprio in questi giorni ci stiamo preparando a rivivere, a far memoria della Pentecoste. La Pentecoste, il dono dello Spirito che dà vita alla Chiesa, che dà vigore, coraggio alla Chiesa, cioè a noi. E ancora, questo dono prezioso lo possiamo accogliere solo se il nostro cuore e la nostra vita sono aperti e disponibili a questa presenza dello Spirito. Perché è facile, nella nostra miopia e non soltanto nel nostro peccato, anche nella nostra distrazione, non accogliere il dono dello Spirito, non vivere il dono dello Spirito. Abbiamo bisogno di Maria. E una volta di più allora questo 20 maggio 2020 sarà proprio il momento in cui noi vogliamo invocare con tutta la forza del nostro cuore. Dobbiamo gridare anche attraverso il sacrificio che quest'anno facciamo di non vivere con normalità la nostra festa, vogliamo gridare a Maria che ci aiuti, che la sua potente intercessione ci sia di aiuto per accogliere lo Spirito Santo come lei lo ha saputo accogliere, per farlo fruttare nella nostra vita come in lei ha fruttato il fiore più bello, Gesù, il Salvatore del mondo. Ecco il nostro 20 maggio 2020, un grande grido a Maria. Maria, aiutaci, sii vicino a noi, aiutaci a vivere con responsabilità e consapevolezza questo momento così delicato e importante, perché possiamo davvero, con umiltà ma con sincerità, portare la nostra testimonianza al mondo intero, dare il nostro contributo per edificarlo in un modo nuovo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce,
Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, invochiamo Dio nostro Padre, che ha fatto di Maria Vergine il sostegno e la difesa della fede del popolo cristiano. Per sua intercessione chiediamo la grazia di essere rinvigoriti nella fede. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa tutta e per ogni cristiano che nel battesimo ha ricevuto il mandato di diffondere il buon annunzio del Vangelo, perché anche in questo tempo di epidemia ognuno continui a riaccendere la speranza nel cuore di ogni uomo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i fedeli laertini, siano essi qui oggi in mezzo a noi o in altre parti del mondo, perché questo giorno di festa possa rimarcare nel cuore di ciascuno di loro, e quest'anno ancor di più, il sentimento di filiale amore verso la Beata Vergine Maria, Mater Domini, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che nella nostra comunità nazionale e locale sono impegnati come governanti, perché in questo momento di generale disorientamento sappiano offrire il meglio delle loro forze e capacità personali da mettere a servizio del bene comune, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti in questi lunghi mesi hanno sacrificato tanto spazio della propria vita personale per assistere gli ammalati negli ospedali, nelle cliniche e nelle case di cura e di riposo, i medici, gli infermieri, il personale sanitario, perché trovino nella nostra preghiera il conforto e il sostegno per proseguire con rinnovato slancio nella missione di alleviare le sofferenze dei fratelli, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i defunti che numerosissimi hanno lasciato questa vita durante la pandemia che ancora attanaglia il mondo, possano incontrare alle porte del cielo le braccia spalancate della Madre del Signore che li accompagni all'incontro con il risorto, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Guarda con bontà, o Signore, questa tua famiglia. Fa che, celebrando con fede viva i divini misteri, a imitazione della Beata Vergine Maria, sia perseverante nella preghiera, operosa nella carità, incrollabile nella speranza. Per Cristo nostro Signore.